Ancora l'umiliazione di una sconfitta con 4 gol di scarto ed è la terza volta per il Cagliari che è stato capace di arginare l'11 di Zeman per soli 10 minuti. I guai si sono moltiplicati sugli affondo di Boxic, Casiraghi e Signori. Un autentico tiro al bersaglio mentre Filicano e compagni non riescono più a superare la metà campo dove è rimasto isolato Dario Silva schiacciato dalla potenza di Chamot. Un corner dopo l'altro, azioni di prima in velocità, le parate di Fiori, una traversa provvidenziale sul missile del croato che contro il Cagliari sfodera sempre prestazioni super. Al 26esimo Bressan non controlla, si disunisce e va al contrasto con Nesta. Per l'arbitro il rigore è tra le vivaci proteste degli uomini del Trap. Signori realizza e finisce l'incontro perché Filicano e compagni non riescono neanche a reagire quando in soli 7 minuti Casiraghi riesce a fare centro per 2 volte. Troppo facile la prima conclusione, gol a tu per tu con Fiori sul delizioso assist del solito Boxic. Per la seconda, sulla punizione di Fuser che manda in bambola la retroguardia cagliaritana, c'è da rilevare ancora una volta la libertà concessa al centravanti azzurro. Ma soprattutto quanto si addubbia la decisione di Roccalbuto sul presunto fallo di Villa su Boxic, da cui matura il 3-0. 3 minuti dopo il direttore di gara Lombardo non decreta neanche la punizione per questo intervento su Silva che corre verso rete. È evidente che la Lazio non ha bisogno di un arbitro così casalingo, il suo gioco è ubriacante ed il Cagliari paga salato una nuova incertezza. Casiraghi firma sul lancio di Alan Boxic il 4-0 e la sua terza realizzazione personale. Nella ripresa Trapattoni pensa solamente a rinforzare gli ormeggi per evitare la goleada. Fuori un centrocampista, San, e dentro un difensore Napoli che si piazza su Casiraghi, mentre Bonomi con alterni risultati prova ad arginare Boxic. Villa, che con il croato aveva sofferto le pene dell'inferno, va meglio su Signori. Come abbiamo visto, prima il palo e poi la bravura di Marchegiani si oppongono a Ventolino e Oliveira, ma la partita non è più la stessa anche perché Zeman cambia il volto del suo centrocampo con l'inserimento di Marcolin e Piovanelli al posto di Winter e Di Matteo, mentre Trapattoni prova la carta all'Antignoti al posto di Bressan. La gara procede con maggiore equilibrio, ma senza più gli stimoli dal primo tempo. Il Cagliari prova ad inseguire il gol della bandiera, la Lazio replica sempre pericolosamente. C'è anche spazio per Bitetti e Rambaudi, che prendono il posto di Ventolina e Casiraghi. Poi nelle interviste il solito Trap che appare sereno, così come il presidente Cellino, irriconoscibile. I tifosi sono più preoccupati, ma forse è meglio dire delusi, profondamente delusi. Concentrati e convinti che era una gara difficile e sapevamo anche di subire i primi momenti, tanto è vero che è che ieri sottolineavo come era importante reggere al 100% la concentrazione, il ritmo e nello stesso tempo anche una lucidità. Con un briciolato di fortuna, appunto anche sulla traversa di Boxis, fino a quel momento lì l'avevamo anche tenuta pur subendoli. Sapevamo anche che dopo non un tempo ma 50-60 minuti poteva anche calare il ritmo. C'è stato un episodio che ha dato a mio avviso la svolta non giustificabile, poi il secondo, il terzo e il quarto gol, però sicuramente ha dato una svolta. E mi è stato detto uno spogliatoio, purtroppo sono sempre lontano e la dinamica non ho avuto modo di vederla bene, però calcio di rigore mi sembra di dire oggi dato con eccessiva fretta, mi sembra. Eccessiva fretta e valutazione anche, fermo restando che era vicino ma non più di tanto l'arbitro. E solo la moviola e sarò pronto a chiedere scusa qualora il rigore è dimostrato che sia netto. Io direi probabilmente che ha ragione lei. Non lo so, però voglio dire che però devo sottolineare anche poi quali sono le nostre lacune, che non abbiamo un grande carattere reattivo, è successo a Parma, è successo oggi, è successo in altre circostanze, a Milano con l'Inter, che in una situazione sventurata come questa si cala di tensione e non si reagisce. E purtroppo si subiscono delle reti che poi ci condannano e non dobbiamo più trovare scuse. Ecco, questo dovremmo analizzarci, dovremmo parlare, perché avviene questa sfiducia nei nostri mezzi e questo è un po', diciamo, una critica, un'analisi che io farò alla mia squadra. E quindi anche questa serenità arriva da un aspetto che, girando pagina, personalmente ho voluto cancellare quello che erano state un po' le mie premesse estive, Cagliari da UEFA, è chiaro che è una squadra diversa. È una squadra diversa, dovremmo guardare ad obiettivi diversi, però non dobbiamo rinunciare a crescere ed avere delle ambizioni sicuramente migliori di queste attuali.